troviamo di fronte a un oggetto molto particolare, una statua che per la sua delicatezza non è stata quasi mai prestata, non ha mai lasciato il suo museo. Si tratta del simulacro dell'Artemide Efesia, la terribile dea della natura, il cui corpo in alabastro risale all'antichità, mentre la testa e le mani in bronzo che erano andati perduti furono ricostruiti alla fine del Settecento quando la statua è entrata nel Museo di Napoli. Un esempio straordinario del rapporto continuo con l'antico che poteva essere anche rifatto, riattualizzato e reso più moderno.